sido. Devo dire la verità, sono un attimino dispiaciuto, perché io in realtà questo video l'avevo già girato, poi per un problema di registrazione audio-video la qualità era molto bassa, ho dovuto rifarlo. Però è anche vero che questo video ho provato a farlo tante volte, ma non avevo mai la concentrazione, non ero mai arrivato ad essere così convinto con le giuste motivazioni per fare un video che reputo il più importante in assoluto nella storia del mio canale. Come ho già detto in più occasioni, io e il calcio fino al 2006 non eravamo molto amici, anzi, detestavo il mondo del pallone. Ricordo benissimo che quando ero ragazzino, quando ero bambino, tutte le domeniche che mio papà guardava la Juve sul divano, ero anche un attimino contrariato, perché volevo guardare i miei cartoni e sapevo che per tutto il pomeriggio la TV non era mia. 9 luglio 2006, un Luca Toselli, 14enne, decide di andare a comprare per la prima volta nella sua vita una maglietta del calcio. Questa maglietta, che a distanza di 11 anni mi va ancora bene. Non ho mai avuto la voglia di appassionarmi al gioco del pallone, ma quella sera c'è la finale dei mondiali. Quella sera può cambiare completamente la storia, non solo di una nazione, ma anche la mia personale, perché senza quell'insieme di partite io oggi non sarei qui e non avrei un canale YouTube dedicato proprio a questo sport. Quando iniziano i mondiali io sono a prendere le pagelle con la mia famiglia e un mio amico mi chiede se ero interessato ad andare a vedere quella sera la partita inaugurale dell'Italia, Italia-Ghana, ai mondiali del 2006. In realtà no, non, l'idea non mi faceva impazzire, ma per fortuna i miei genitori insistono. Dai Luca, perché no? Magari questa volta, sai com'è, se l'Italia vince i mondiali te lo ricorderai per tutta la vita. Diavolo se avevano ragione, diavolo. Il nostro cammino inizia ad Hannover contro il Ghana. Intanto il girone dell'Italia non è semplicissimo, perché oltre al Ghana, che poteva essere una squadra sorpresa di quel campionato del mondo, abbiamo gli Stati Uniti, che è un po' la squadra materasso, un po' la squadra più debole di tutto il girone, ma soprattutto la Repubblica Ceca di Pavel Nedved. Insomma, l'Italia, se vuol passare come prima del girone, deve impegnarsi fin da subito. E l'Italia parte benissimo, 2-0, prima Pirlo, poi Vincenzo Iaquinta. Tra l'altro Andrea Pirlo in queste prime partite sarà il giocatore in più della nazionale italiana, anche se devo dire la verità, ripensando e riguardando le partite di quell'edizione mondiale, Andrea Pirlo, per quanto mi riguarda, è assolutamente il giocatore migliore. Sappiamo benissimo che a fine anno, nel 2006, vincerà il pallone d'oro proprio Fabio Cannavaro. In tanti dicono che lo sarebbe meritato Buffon. In questo momento dico che probabilmente Pirlo era l'uomo giusto a cui assegnare quel premio. Tra l'altro Zidane vinse il premio di miglior calciatore di quel mondiale, ma ancora una volta, ripeto, Andrea Pirlo era sopra tutti. L'Italia comunque domina sin da subito questa partita, addirittura i pali di Gilardino e Toni a far vedere che l'Italia sotto l'aspetto qualitativo è nettamente migliore. Tra l'altro Luca Toni arriva da un capocannoniere di Serie A, un campionato da capocannoniere, e insieme a lui ci sono Gilardino, un attaccante in formissimo in quel periodo. Poi c'è Vincenzo Iaquinta, che ha fatto una stagione strepitosa, c'è Pippo Inzaghi, ve lo devo presentare, ma soprattutto, ultimi ma non meno importanti, ci sono due certi giocatori come Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Quindi sulla carta sei attaccanti per l'Italia fenomenali e dietro una squadra fortissima. A dire la verità, in queste prime apparizioni Lippi cerca un po' di ruotare i giocatori titolari, soprattutto sulle fasce, i terzini, Zambrotta, Grosso, Zaccardo. C'è un po' di turnover per testare un attimino i giocatori. Alla fine del mondiale ci saranno quattro giocatori che Marcello Lippi deciderà di non sostituire praticamente mai nelle formazioni iniziali: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, il capitano, Simone Perrotta e appunto Andreino da Brescia, Andrea Pirlo. Ed è proprio a Kaiserslautern, la seconda partita dell'Italia contro gli USA, la partita durante la quale tutti si chiedevano quanti gol avrebbe realizzato l'Italia, la formazione americana, dato che veniva da un 3-0 alla Repubblica Ceca, come già detto era la squadra più scarsa all'interno del girone. Lippi richiama tutti alla concentrazione: ragazzi, stiamo calmi, l'importante è vincere, perché l'Italia doveva assolutamente evitare il Brasile negli ottavi di finale. Ragazzi, i tre punti sono essenziali, ragazzi, concentriamoci. E infatti, proprio gli Stati Uniti saranno l'avversario più ostico nel girone dell'Italia. E proprio in questa partita l'Italia subirà il suo unico gol su azione in tutto il mondiale. E non sarà un giocatore avversario a segnare, bensì proprio Zaccardo nella nostra porta, che infilerà Buffon con un goffo, una goffa svirgolata. Ma ancora una volta è Andrea Pirlo che porta in vantaggio l'Italia con un cross bellissimo, dove arriva Alberto Gilardino e si mette a suonare il violino. E poi l'1-1, come già detto, autogol di Zaccardo, unico gol preso da Buffon su azione durante il mondiale. Però la partita sarà nervosa, nervosissima, e infatti Daniele De Rossi verrà espulso, una bruttissima gomitata in faccia all'avversario che inizierà a sanguinare. Italia in 10, ma ben presto la superiorità numerica viene a zero.
serata, espulso anche un giocatore degli Stati Uniti, per poi avere una seconda espulsione. 10 contro 9, l'Italia non riesce a ribaltare il risultato, finirà 1-1, 4 punti dopo due partite. E poi si va ad Amburgo, e ad Amburgo succede forse una delle prime mosse chiave di tutto il Mondiale dell'Italia, perché si fa male purtroppo Alessandro Nesta, e sapevamo benissimo che Cannavaro Nesta era una coppia difensiva atomica in quegli anni, eravamo molto tranquilli con quei due giocatori. Purtroppo Nesta è sfortunatissimo, al suo terzo mondiale, il suo terzo infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco, va al pari di De Rossi che subisce ben 4 giornate di squalifica. Se De Rossi tornerà lo farà solamente in occasione della finale, e a quel tempo era utopia. Ma al posto di Nesta entra proprio Marco Materazzi, e a pensarci adesso dai brividi questa cosa, perché Materazzi entra proprio in questa partita con la Repubblica Ceca e risolve la partita subito, colpo di testa, gol di Marco Materazzi. E ovviamente sappiamo benissimo che risulterà decisivo in ben più di un'occasione, ma questa era il primo campanello d'allarme che qualcosa di superiore stava per succedere. Infatti io quest'estate ho voluto comprare questo libro scritto da Fabio Cannavaro e da Alessandro Alciato, nel quale vengono rivelate tantissime cose, tantissimi siparietti comici divertenti, durante il quale capiamo benissimo che in quel ritiro i ragazzi ci credevano, perché si accorgevano che il destino stava bussando alle loro porte. Il gol del 2-0 è opera di Pippo Inzaghi. Super Pippo non segna da tantissimo in nazionale, come ricordato anche da Caressa durante la telecronaca, ma mi ricorderò per sempre, mi rimarrà per sempre nel cuore la corsa disperata di Simone Barone a cercare il passaggio a porta vuota di Pippo Inzaghi, pur sapendo che Pippo quella palla non l'avrebbe mai passata. Davanti al portiere, uno contro uno, Pippo decide di scartare, Peter Cech decide di fare gol, 2-0 Italia. E anche questa è una chiave di lettura che fa capire che quel mondiale è stato vinto dal gruppo che è riuscito a creare Marcello Lippi, perché su tutti i 23 giocatori convocati, solamente i due portieri e due portieri di riserva non hanno giocato nemmeno un minuto. Tutti gli altri giocatori in movimento, sì. E questo è ancora più bello, è ancora più magico. Fatto sta che l'Italia con 7 punti si qualifica prima nel suo girone, riesce quindi a evitare il Brasile negli ottavi e riusciamo a trovare finalmente una squadra bellissima da andare ad affrontare, l'Australia. Anche questa, sulla carta, molto inferiore a noi, però come ci ha insegnato il calcio, come ci hanno insegnato gli Stati Uniti, non è sempre facile con le squadre più facili. Si torna a Kaiserslautern, si torna a giocare proprio lì, e l'Italia parte con una novità assoluta. Fuori Totti, che era un po' l'uomo più atteso, in realtà, insieme a Toni, dato che quella coppia di attaccanti doveva fare la differenza, dentro Alessandro Del Piero. Ma ricordiamoci che la provvidenza in questo mondiale è la parola chiave, il destino è la parola chiave, proprio perché in questa partita, dopo che Materazzi era entrato al posto di Nesta nella partita scorsa, Marco viene espulso, entra Barzagli, esce Luca Toni, perché comunque Lippi vuole mantenere un attacco anche fisico insieme a Gilardino e Del Piero. Ma proprio quando ormai sembrava deciso lo 0-0, ecco che Del Piero viene sostituito, entra proprio Francesco Totti, e ancora una volta un uomo della divina provvidenza, che risponde al nome e al cognome di Fabio Grosso, e segnatevi questo nome, cerchiatelo con la birra rossa, perché Fabio Grosso sarà l'uomo chiave al pari di Materazzi per la vittoria di questo mondiale. Grosso agli ultimi minuti riceve un pallone bellissimo, scarta due difensori dell'Australia, entra in area e al secondo viene procurato calcio di rigore. Io adoro la nazionale, adoro il clima che si respira in nazionale, perché per quanto sia malato il nostro calcio, per quanto sia pieno e voglioso di polemica tutte le domeniche, in qualsiasi partita, quando gioca l'Italia, siamo tutti tifosi della stessa squadra. Non ci interessano gli errori arbitrali, perché quel rigore fece clamore al di fuori dell'Italia. La Germania ci accusò di aver rubato praticamente la partita, perché quel rigore agli ultimi minuti contro l'Australia è molto generoso, ma quel rigore decide di batterlo un uomo che di solito segna sempre sul rigore. Attenzione però, perché potrebbe fare il cucchiaio, e invece non lo fa. Francesco Totti con una freddezza incredibile trova il suo primo gol al mondiale, tira un bolide sotto l'incrocio dei pali, e l'Italia passa avanti, supera gli ottavi, arriva ai quarti. L'Italia adesso inizia a crederci, ragazzi siamo lì, possiamo iniziare a sognare. E ancora una volta, dopo Kaiserslautern, si ritorna ancora una volta ad Amburgo, e qui l'Italia trova una squadra che sulla carta non è neanche difficilissima, siamo stati abbastanza fortunati sotto questo punto di vista, ma ci gioca un giocatore che chi segue il campionato di Serie A reputa difficilissimo da marcare. È uno dei calciatori più forti in quegli anni. Risponde al nome e al cognome anche lui di Andriy Shevchenko, stella, centravanti del Milan, che vuole portare avanti l'Ucraina, la sua prima partecipazione mondiale.
Bene, questa sarà la vittoria più schiacciante in assoluto dell'Italia, che si candiderà alla semifinale proprio con la Germania. Ma andiamo con ordine, andiamo a raccontare cosa succede. Partiamo subito benissimo e andiamo in vantaggio con una splendida azione conclusa da un tiro da fuori area di sinistro di Zambrotta, che da terzino ha fatto veramente un gol atroce, bellissimo, tutti esultare. Poi l'Italia però inizia a soffrire contro l'Ucraina. L'Italia soffre tantissimo, ma Buffon salva in più occasioni, anche su Shevchenko. Però, come già detto, noi ci aspettavamo tantissimo da quella coppia di attaccanti. E se Totti si era sbloccato finalmente nel match con l'Australia con il rigore ai minuti finali di partita, ancora stiamo aspettando un certo Luca Toni. Ancora stiamo aspettando di vedere l'attaccante roteare la mano all'orecchio, la sua tipica esultanza. Ed è proprio qui che si scatena Luca Toni. E con una doppietta manda definitivamente a casa l'Ucraina. 3-0 il risultato finale. E se prima iniziavamo a crederci, adesso iniziavamo ad annusare l'area di impresa storica. E i ragazzi sul libro lo dicono, lo sapevano bene. Si va a Dortmund a giocare la partita che ancora oggi è definita la mia preferita in assoluto. Se devo pensare alla partita più bella che io abbia mai visto, non vi dico la finale, vi dico la semifinale di quel mondiale. Italia 2, Germania 0. In casa dei padroni, in casa dei tedeschi. Come vi ho già detto, io questo video l'avevo già girato e guardando la scena con cui vi ho raccontato la semifinale con la Germania, con tutta l'enfasi e tutta l'emozione che ho messo in quel registrato, voglio chiedervi un favore: perdonatemi la pessima qualità audio video della clip che vedrete, ma veramente ci tenevo a mostrarvela col cuore, perché questo dimostra quanto io abbia ancora nel cuore quella partita, quei ragazzi, quella spedizione mondiale, quella vittoria. Iniziano i supplementari, ragazzi, adesso inizieremo a soffrire tantissimo. Però l'Italia si avvicina al vantaggio, se lo meriterebbe. Gilardino salta tutti e poi a porta vuota becca il palo dopo che aveva già saltato anche Lehmann. Stessa cosa succederà a Zambrotta con un bellissimo tiro. Traversa! Cavolo, la palla non vuole entrare. L'Italia è sfortunata. Vuoi vedere che non riusciamo a buttare fuori i padroni di casa? Proprio in casa loro? Vuoi vedere che la sfortuna è dalla nostra parte? Vuoi vedere che non riusciamo ad andare in finale? C'è tensione nell'aria, ragazzi. Sappiamo benissimo che ogni errore può essere fatale. La Germania si avvicina anche al vantaggio. Ma poi, all'ultimo minuto, e ho veramente le lacrime a pensare una cosa del genere, succede una cosa stupenda. Del Piero, appena entrato, prende la palla. Va a battere un calcio d'angolo. Del Piero, palla tagliata. C'è Pirlo, 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 trova il corridoio per Fabio Grosso, ancora un uomo della provvidenza, Fabio Grosso che si era procurato il rigore con l'Australia, Fabio Grosso che segna il gol dell'1-0, Italia 1, Germania 0, Fabio Grosso inizia a correre per il campo urlando come Tardelli ai mondiali dell'82, siamo in vantaggio e io sto per piangere, sappiamo che andiamo a giocare la finale, ma non è finita qui. Perché il calcio è bellissimo e c'è Cannavaro, la mette fuori ancora, Cannavaro su Podolski, Cannavaro, via il contropiede per Totti, Totti che serve Gilardino, Gilardino può andare dalla bandierina, può tenerla, manca un minuto, cosa fa? E invece no, Gilardino la scarica sul mio calciatore preferito, su Alessandro Del Piero, sul capitano della mia Juventus, uno dei pochi calciatori che conoscevo, e questo è probabilmente il ricordo più bello che ho di quei mondiali. Del Piero in sacca, Italia 2, Germania 0. Andiamo a Berlino, ragazzi, andiamo a Berlino a prenderci la coppa. E torniamo davvero al 9 luglio del 2006. Torniamo davvero a Berlino, all'Olympia Stadium, dove io pochi anni dopo andrò a vedere una finale di Champions della mia Juventus, persa per 3-1 contro il Barcellona, ma questa è un'altra storia. Oggi si gioca la finale dei mondiali, oggi si gioca contro la Francia, che 6 anni prima, agli europei del 2000, ci aveva battuto col golden goal, col gol di David Trezeguet, un altro compagno juventino di Del Piero, di Buffon, di Cannavaro, il nostro capitano. E proprio in quella partita si vedono Cannavaro alla sua 100ª partita in nazionale. Contro Zinedine Zidane, l'altro capitano della Francia, alla sua ultima partita in carriera. Ci sono tutti i presupposti per divertirsi tantissimo. Dopotutto è la finale di Coppa del Mondo. La partita parte subito durissima e infatti da una parte e dall'altra ci sono falli. Henry, Vieira subiscono l'ira dei calciatori azzurri. Finché ancora una volta l'uomo della provvidenza, Marco Materazzi, atterra Malouda in area. È subito calcio di rigore per la Francia. Ma non disperiamo, perché in porta abbiamo San Gigi che ha fatto tantissimi miracoli durante questo mondiale. E poi Zidane lo conosce bene, sa come calcia.
Quindi potrebbe succedere di tutto. Zidane prende il pallone da capitano della Francia, la sua ultima partita in carriera, e tira il pallonetto che becca la traversa e rimbalza. La palla però entra. È 1-0 per la Francia. Siamo subito sotto. Ma proprio come nelle favole, proprio come nelle favole, il destino torna a bussare di prepotenza alla porta dei nostri calciatori. Ve l'avevo detto. Ci sono due nomi su tutti. Su tutti i campioni che hanno fatto la storia di quell'Italia. Due su tutti. Marco Materazzi, Fabio Grosso. E Grosso e Materazzi ancora ne hanno da dire tantissime in questa partita. È il minuto 28. Camoranesi si guadagna un calcio d'angolo. Pirlo lo va a battere. Lo mette in mezzo. Dove stacca Marco Materazzi. E ci porta sull'1-1. Materazzi, disperato, alza le mani al cielo. Dedica il gol alla madre scomparsa. E ancora una volta il bello del calcio, il bello della nazionale. Tutta Italia esulta un gol del giocatore dell'Inter. Perché in quel momento Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina non esistono più. C'è solamente una cosa, c'è solamente l'azzurro della nazionale. Traversa di Toni, poi dopo pochi minuti, su azione fotocopia a calcio d'angolo, sempre Pirlo che la mette in mezzo e il nostro Luca che becca la traversa che sta ancora tremando all'Olympia Stadium. Un'ottima Italia nel primo tempo, poi un dominio francese nella ripresa, però l'Italia riesce a rendersi pericolosa e ancora una volta Luca Toni che riesce a trovare il gol, però è in fuorigioco. È ancora in fuorigioco e io sono ancora qui che mi mangio le mani. Tra l'altro Zidane prova a chiedere il cambio, si è fatto male, ma Domenech, che faceva le formazioni in base all'oroscopo, in base alle stelle, decide di non sostituire. Dopotutto la Francia ha bisogno del suo capitano. Zidane rimane in campo, finisce la partita, è 1-1, ci saranno i tempi supplementari, proprio come 6 anni prima, ma lì c'era il golden goal. E ancora una volta, guardate chi entra, ebbene sì, è proprio lui, David Trezeguet. Entra Trezeguet, vuole giocarsela tutto per tutto. E poi, sappiamo tutti, l'errore deciso dal dischetto di chi sarà. E sappiamo tutti, Zidane, che fine farà. Ed è proprio Zidane che poco prima di fare la sua cavolata più grande in carriera impegna tantissimo Buffon, con un colpo di testa che Buffon para con un miracolo atomico. Ce l'ho ancora davanti agli occhi. All'Olympia Stadium ne ha fatti anche altri dopo, proprio in quella finale di Champions. Si vede che quello stadio lo esalta. E poi ancora una volta, chi c'è? C'è il destino che bussa alla porta di Marco Materazzi, che provoca Zinedine Zidane. Ma in questo momento, ripeto, c'è solo l'azzurro della nazionale. Siamo tutti fan di Marco Materazzi. Zidane gli tira la testata. Sappiamo tutti che ci fu l'espulsione anche in seguito alla moviola in campo. E quindi vediamo finalmente Zinedine Zidane alla sua ultima partita uscire dal campo, passare di fianco alla Coppa del Mondo che mai vincerà, perché quella coppa l'abbiamo portata a casa noi. Finisce comunque in parità, finisce 1-1, ci sono i calci di rigore, iniziamo noi e iniziamo ancora una volta con un uomo che amo, adoro con tutto me stesso. È proprio Andrea Pirlo, prende il pallone, lo mette sul dischetto, in sacca, 1-0 Italia. Poi ci saranno tanti altri rigori, Will Tord per la Francia che segnerà subito il gol dell'1-1 e poi ancora una volta Marco Materazzi che ha segnato ben 2 gol su azione, più questo, il terzo, il capocannoniere dell'Italia mondiale sarà proprio Marco Materazzi. Ma finalmente il momento catartico è arrivato, perché Trezeguet si presenta contro Buffon, stesso discorso, si conoscono, giocano insieme, giocano nella Juventus. Trezeguet tira, becca la traversa, la palla però questa volta non rimbalza dentro come con Zidane, la palla rimbalza fuori. L'Italia è in vantaggio ai calci di rigore, l'Italia ha già un piede avanti, l'Italia è quasi campione del mondo. È tornato De Rossi dalla squalifica, ricordate, 4 giornate, potrà tornare solamente in finale. Lo fa, torna Daniele, prende la palla, tira un missile proprio come Totti, si tira via tutti i pensieri negativi, l'Italia è in vantaggio contro la Francia, ai calci di rigore. E poi ancora Abidal, e poi Alessandro Del Piero, il mio capitano, l'uomo che adoro più di ogni altra cosa al mondo in quella spedizione mondiale, il mio calciatore preferito, insacca pure lui, e poi c'è il gol della Francia, ma non ci interessa. Perché arriva lui, arriva Fabio Grosso, prende la palla Grosso, il suo mancino magico si infila in rete e in un'esplosione di gioia fa felice tutta Italia, fa felice tutta la nazione, fa felice tutta la nazionale, fa felice tutti i ragazzi, fa felice Marcello Lippi. L'Italia sotto il cielo di Berlino all'Olympia Stadium il 9 luglio del 2006 è campione del mondo per la 4ª volta nella sua storia. Ragazzi, un'emozione indescrivibile, un'emozione magica. Ricordo benissimo che quella partita la vidi insieme a mio nonno, che purtroppo ora non c'è più e che non è mai stato un amante del calcio, ma è stato veramente bello poter vivere quei momenti insieme a lui, perché me lo disse tranquillamente: guarda Luca che questa partita è speciale, questa partita potrebbe cambiare tutto. E ricordo che quando vincemmo la Coppa del Mondo andammo
ero al mare, andammo in strada, dove c'erano già tutti i caroselli, c'erano le persone che passavano con i camion, con i trattori, con le macchine, sbandieramenti, clacson, gioia, felicità, pura, pura felicità. L'Italia era campione del mondo. In quel momento la nazione intera non pensava a nient'altro che a festeggiare. E se il calcio può dare simili emozioni, può dare simile magia, allora dopo tutto non è uno sport così, è uno sport veramente bellissimo.